Ciao a tutti amanti degli animali, oggi siamo qui grazie alla collaborazione di Luca per questa nuova trasmissione che si chiama Mondo Animali. Qui spiegheremo come funziona il mondo degli animali, risponderemo alle vostre domande grazie anche all'aiuto di un veterinario e un avvocato, quindi su questioni specifiche del mondo animale. Io mi chiamo Ligeia, sono una socia dell'OIPA, l'Organizzazione Internazionale di Protezione Animali. Ciao a tutti, ci troviamo a San Pietro a Vico, al campo sportivo, presso Luca Agility Dog e siamo in compagnia di Sara, un'addestratrice. Ciao Sara! Ciao! Oggi Sara ci racconterà che cos'è l'Agility Dog, iniziamo subito a farle qualche domanda. Allora, quando nasce l'Agility Dog e dove? Allora, l'Agility Dog nasce in Gran Bretagna alla fine degli anni 70 e venne per la prima volta mostrata in pubblico all'interno di una dimostrazione cinofila, proprio del craft, e serviva diciamo a intrattenere comunque gli ospiti della dimostrazione. Alla fine poi degli anni 80 arriva anche in Italia. Ok, ci dici brevemente in che cosa consiste? Ok, allora praticamente i padroni devono far affrontare ai loro cani dei percorsi a ostacoli. Il cane deve essere in grado di rispondere a certi comandi da parte del conduttore e quindi di conseguenza poter effettuare un giro completo di tutti gli ostacoli. Possiamo quindi dire che l'agility dog è uno sport? Sì, è uno sport a tutti gli effetti, dove partecipano appunto il conduttore, la figura umana e poi l'animale appunto come i cani. Possiamo allora dire che l'agility dog è uno sport? Sì, è uno sport a tutti gli effetti. Che tipo di cane lo può fare e a quanti anni o mesi può iniziare a farlo? Allora, praticamente è uno sport che possono partecipare, a cui possono partecipare tutti i tipi di cane. L'agility dog prevede che siano divisi per categorie in base all'altezza del cane, all'altezza algarrese. Che cosa significa algarrese? Allora, praticamente viene misurato il cane dall'altezza, dal fondo del collo fino a terra. Sotto i 35 cm rientrano nella categoria small, tra i 35 e i 43 nella categoria medi e sopra i 43 nei large. Ok, quanto è importante quindi la relazione tra il conduttore e il cane? È importantissima, perché il cane praticamente si deve fidare ciecamente del proprietario che lo porta in campo, perché il proprietario ha la possibilità di imparare il giro, di entrare in campo e di vedere il percorso da effettuare, mentre il cane quando entra in campo lo vede per la prima volta e quindi serve totale fiducia verso il proprietario. Ho capito, e quindi diciamo un errore di solito è dovuto dal cane o dal padrone del cane che quindi lo conduce? Diciamo che al 99% è sempre colpa del padrone. Ecco, bene a sapersi questa informazione. E che cosa si valuta nel percorso? Si valuta la velocità? Si valuta l'abilità? Allora, diciamo che si valuta sia la velocità con cui viene effettuato il percorso, ma anche le penalità. Quindi ci sono diversi tipi di penalità, c'è l'errore o il rifiuto. Il cane può toccare una stecca, può scartare un ostacolo e ovviamente meno penalità si fanno e in minor tempo e meglio sarà il risultato. Ok, che tipo di ostacoli ci sono in un percorso e appunto come si caratterizza generalmente un percorso? Allora, come potete vedere ci sono sia ostacoli di superamento, come possono essere i salti, ostacoli di penetrazione, come può essere il tubo, e ostacoli di contatto, proprio con le zone di contatto che sono palizzata, passerella e bascula, in cui il cane deve toccare la zona finale, che è colorata in modo diverso dal resto dell'ostacolo. Una domanda, ma il cane si diverte in questa cosa o è un obbligo, diciamo, che gli impone il padrone? Allora, per il cane deve essere
sicuramente è sempre un divertimento e è la cosa a cui noi dobbiamo guardare di più. Certo, perché deve essere un divertimento sia per il cane che per il padrone. Indubbiamente, perché se il cane anche fa un errore è contento lo stesso quando finisce il giro. A volte siamo noi che possiamo mortificare il cane o farlo sentire ancora più contento. Ho capito. Come viene insegnato al cane come effettuare il percorso? Qual è il metodo, ecco? Allora, noi lavoriamo esclusivamente con rinforzi positivi, quindi bocconcini, giochi, a seconda dell'interesse del cane. E in questa maniera il cane impara che se supera in maniera buona un ostacolo piuttosto che un altro, viene premiato. E quindi è spinto sempre di più a far bene e ascoltare i comandi che noi gli diamo per eseguirlo. Quindi associa il comando e il premio? Sì, sicuramente. Ok, e quindi riesce a riconoscere la voce o il gesto con cui gli imponi un comando? Allora, diciamo che un cane ben addestrato risponde a entrambi i comandi del padrone, quindi deve essere abituato sia a rispondere a voce e anche a rispondere ai movimenti del corpo, perché specialmente all'inizio il cane segue più i movimenti delle nostre gambe, delle spalle, e in base a come noi ci muoviamo il cane reagisce di conseguenza. Ok, ritorniamo un attimo sul percorso. C'è un tempo fisso quando vengono effettuate le gare o dipende dal tipo di percorso? Come viene distinto? La velocità viene decisa esclusivamente dal giudice, viene misurata e vengono dati metri al secondo in cui il cane lo deve effettuare. Viene messo un TPS in cui il cane deve superare il percorso. Se viene superato questo tempo, il cane viene ritenuto appunto fuori tempo. E quindi? Ha una penalità. Ok. Quante volte alla settimana ci si può allenare per fare agility dog? Allora, noi consigliamo di allenarci non più di due volte per settimana, in modo che anche il cane comunque abbia il tempo di recuperare, e soprattutto dobbiamo fare attenzione che non diventi uno stress per il cane, perché appunto ci interessa che si diverta. E quanto tempo dura generalmente un allenamento? Un allenamento in genere dura un'ora, un'ora e mezzo, ma non è una cosa continuativa. Come potete vedere, gira un cane dietro l'altro, ognuno fa il suo percorso, poi correggiamo gli errori del cane e andiamo avanti. Ok Sara, un'ultima domanda. Oltre alla agility dog, che cosa fate in questo campo? Allora, abbiamo alcuni cani che hanno il patentino per la pet therapy e quindi hanno lavorato anche in passato in strutture con persone bisognose. E in più facciamo anche il freestyle, quindi praticamente sono dei movimenti e dei passi che il conduttore e il cane fanno insieme a tempo di musica. È come una danza. Praticamente sì, e in cui contano i movimenti sia dell'uno che dell'altro. Devono essere in coordinato? Sì, di solito sì, o comunque si richiede al cane in questo caso di imparare diversi comandi e di avere molta attenzione a quello che gli viene richiesto. Una cosa che mi preme sottolineare, hai detto che qualsiasi tipo di cane può effettuare l'agility dog, quindi sia un cane di razza ma un cane meticcio, giusto? Sicuramente, i meticci non sono meno forti dei cani di razza e fortunatamente al campo qui ne abbiamo diversi esempi che si sono portati molto in alto. Bene, mi fa molto piacere. Allora, grazie Sara delle tue informazioni, grazie mille. Grazie a voi. Sono qui con la dottoressa Viviana Petri dell'ambulatorio veterinario di Marlia. Salve. Salve a tutti. Allora, una domanda per la dottoressa. Ci potrebbe spiegare meglio che cos'è l'anagrafe canina? Sì. Allora, attualmente l'anagrafe canina è regolamentata dalla legge regionale del 2009, la numero 59, che istituisce proprio l'anagrafe canina per la necessità di prevenire il randagismo. I comuni devono istituire questa anagrafe del cane, che è un'anagrafe come quella dei bambini in realtà, quindi i cani devono essere registrati una volta che sono venuti in possesso hanno un proprietario, sono stati presi da un proprietario. Questo registro viene tenuto dal servizio veterinario dell'ASL.
Il proprietario quindi ha degli obblighi entro 60 giorni dalla nascita del cane di iscrivere e identificare l'animale e quindi viene registrato alla ASL. Oltre che chiaramente l'identificazione, l'iscrizione, il proprietario ha anche dei doveri ulteriori in caso che il cane venga smarrito, fugga per qualche motivo, e quindi entro 3 giorni il proprietario deve fare denuncia alla ASL. Così come nel caso di decesso, purtroppo, oppure di cambio di residenza del proprietario o altri fenomeni che portano appunto a lasciare, a non avere più l'animale sott'occhio, ecco, in questo caso allora dopo 30 giorni, entro 30 giorni il proprietario deve andare alla ASL a denunciare la scomparsa, l'evento. È importante quindi chiaramente l'anagrafe canina, perché in questo modo abbiamo modo di ritrovare i nostri amici animali che eventualmente vengono smarriti anche. Una curiosità, ci sono dei cani che sono esenti dall'iscrizione all'anagrafe canina e sono i cani delle forze dell'ordine. Inoltre i cani che sono qua in soggiorno temporaneo. Il soggiorno temporaneo si intende un tempo inferiore a 3 mesi. Cani ad esempio che sono qua per turismo, per lavoro del padrone o per caccia e per questi motivi. Inoltre per l'identificazione oltre all'anagrafe canina una cosa importante è il microchip. Una volta i cani ad esempio che hanno adesso 14-15 anni hanno il tatuaggio, mentre adesso appunto c'è l'uso del microchip. Chiediamo un attimo alla dottoressa che cos'è il microchip, dove va inserito e quando va inserito. Sì, come dicevi giustamente tu, fino a pochi anni fa, diciamo così, veniva fatto il tatuaggio. Una pratica piuttosto dolorosa, fatto con un dermografo sull'interno della coscia, quindi anche animali piccoli, di piccole dimensioni, eccetera. Attualmente invece viene messo il microchip, che è un'identificazione elettronica dell'animale. Il microchip viene inserito tramite una siringa nel collo, nella regione craniale del collo, lato sinistro, e questa è una pratica che deve essere effettuata da tutti i veterinari. L'identificazione è fatta esclusivamente da un medico veterinario e poi prevede l'iscrizione all'anagrafe. L'iscrizione viene riempito praticamente un modello dove viene messi i dati del proprietario, il segnalamento dell'animale, il numero di microchip che abbiamo inserito nell'animale, e deve essere inviato entro 5 giorni alla ASL. Anche gli animali praticamente che cambiano residenza, il proprietario che dalla regione per esempio Umbra viene in Toscana, non occorre che rimetta il microchip, deve solamente provvedere a cambiare, a dare comunicazione alla ASL del comune in cui si va a risiedere della presenza dell'animale sul territorio. Come hai detto giustamente tu, gli animali che invece vengono qui solamente di passaggio per turismo, viaggio di piacere o qualsiasi altro motivo nel comune, meno di tre mesi, allora rimane tutto inalterato, quindi sia l'iscrizione che l'identificazione del soggetto. Per la questione dell'anagrafe canina e dell'identificazione è tutto. Saluto, ma prima di farlo vi ricordo l'email, che è mondoanimali@diluca.it. Mi raccomando, scriveteci, perché anche grazie al vostro contributo decideremo che cosa fare e di cosa parlare le prossime volte. Vi saluto allora da qui, da Lucca, dal baluardo di San Prediano, con una frase di Gandhi: la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui si tratta gli animali. Ciao a tutti, alla prossima!